Allora ragazzi, buona giornata a tutti. Siccome molti si stanno chiedendo questa cosa qui, chi tifa per Inter e Napoli e chi tifa contro Inter e Napoli, insomma, solite cose che sappiamo benissimo, e si stanno chiedendo insomma come potrebbero passare le due squadre o essere eliminate. Allora intanto facciamo un attimo un riepilogo della situazione. Roma e Juventus sono passate, ma Juventus e Roma sono passate. Allora, per quanto riguarda la Roma, è passata matematicamente già come seconda perché è a meno 3 se non sbaglio da Real Madrid, però ha entrambi gli scontri diretti a sfavore, quindi anche se qualora dovesse vincere l'ultima e Real Madrid perdere, comunque Real Madrid passerebbe per primo appunto grazie agli scontri diretti. Per quanto riguarda la Juventus ha più 2 sullo United, quindi un pareggio potrebbe bastare solo qualora lo United non vincesse. Quindi ragazzi, per quanto riguarda Juventus, pochi cazzi bisogna vincere, ecco, quello di sicuro per passare come primi. La Juventus però è matematicamente qualificata. La Juventus deve semplicemente fare lo stesso risultato, almeno lo stesso risultato dello United per passare come prima. Per quanto riguarda le altre, per quanto riguarda l'Inter non è neanche tanto complicato il discorso, perché l'Inter deve fare un risultato migliore del Tottenham. Cioè, se il Tottenham pareggia, l'Inter deve vincere. Se il Tottenham perde, l'Inter deve o pareggiare o vincere. Qualora uscisse lo stesso risultato per il Tottenham contro il Barcellona e per l'Inter contro il Paris Saint-Germain, il PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain, stavo per dire, vabbè. Qualora dovesse accadere ciò, passerebbe il Tottenham perché ha lo scontro diretto a favore, un po' come lo United contro di noi. Per questo dico che non possiamo ovviamente pareggiare, perché qualora lo United dovesse vincere contro Valencia, Valencia che è complicato, quello che volete, però lo United in queste ultime due partite ha avuto, ecco, quindi non si sa, magari non c'è due senza tre. La Juventus non passerebbe come prima perché ha vinto 1-0 in casa dello United e ha perso però 2-1 in casa propria, quindi per i gol fuori casa passerebbe lo United. Stessa cosa per quanto riguarda l'Inter, anche se comunque l'Inter ha vinto 2-1 in casa, però appunto ha perso 1-0 senza fare gol a Londra, a Wembley, tra l'altro stadio che abbiamo espugnato noi l'anno scorso, dato che ci prendiamo tanto per il culo e loro non hanno vinto e anzi hanno perso. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda l'Inter. L'Inter deve per forza fare un risultato migliore rispetto al Tottenham, perché qualora dovesse vincere l'Inter, ma sì, dovesse vincere anche il Tottenham passerebbe. Quindi l'Inter può vincere anche 35-0, ma se il Tottenham vince contro il Barcellona a Barcellona, il Tottenham passa ai danni dell'Inter. È più complicato il discorso per quanto riguarda il Napoli, perché il Napoli sì, è primo, ok, ma non è un primo posto che ti lascia tranquillo. Perché? Perché il Napoli, allora, per passare il turno dovrebbe non perdere, vabbè, questo è scontato, non dovrebbe perdere a Liverpool, o qualora dovesse perdere, sì, dovrebbe perdere tipo con, qualora poi dovesse vincere il Paris Saint-Germain a Belgrado, il Napoli dovrebbe perdere con massimo un gol di scarto, ma facendo gol, quindi da 2 a 1 in su. Questo per quanto riguarda il risultato del Paris Saint-Germain a Belgrado, calcolando la vittoria del Paris Saint-Germain. Qualora invece, vabbè, il Paris Saint-Germain dovesse perdere, il Napoli sarebbe qualificato, ma qualora dovesse pareggiare, sarebbe più grave la situazione, paradossalmente, per quanto riguarda appunto il Napoli. Perché? Perché il Napoli, calcolando la classifica avulsa, perché sarebbero poi tutte a 9 punti qualora il Liverpool dovesse battere il Napoli e il Paris Saint-Germain dovesse pareggiare a Belgrado, si calcolerebbe la classifica avulsa, cioè cos'è? La classifica solo degli scontri diretti, senza quindi praticamente calcolare la stella rossa. Boh. E si farebbe sta classifica tra le tre squadre.
Adesso tra i vari calcoli, adesso non voglio stare qui perché è un casino, ok, però tra i vari calcoli, qualora appunto dovesse pareggiare il Paris Saint-Germain a Belgrado, il Napoli potrebbe perdere, ovviamente qualora dovesse non perdere passerebbe comunque, ma qualora appunto il Paris Saint-Germain dovesse pareggiare a Belgrado e il Napoli perdere, potrebbe perdere con un gol di scarto sempre, ma dal 4-3 in su. Ok, per un discorso di gol fatti, differenze, gol fatti più che altro negli scontri diretti. E quindi così. Quindi questa è la situazione del Napoli, perché qualora dovesse pareggiare il Paris Saint-Germain e quindi il Liverpool vincere al di sotto del 4-3, passerebbero Liverpool e Paris Saint-Germain e il Napoli verrebbe eliminato come quella volta con 12 punti, questa volta con 9. Con 9. Perché? Perché il Napoli comunque, stavo parlando prima con Peppone, è stato un pollo a farsi prendere, a prendere gol ieri, perché di fatto si sottovalutano questi gol, però nei gironi, in queste situazioni nelle quali praticamente ci sono tre squadre che sono lì, ogni gol preso e ogni gol fatto pesa come un macigno veramente. Ieri il Napoli ha fatto lo stesso errore che fece contro il Marsiglia, quando appunto, se non sbaglio, venne eliminato quella volta con 12 punti. Questa volta vedremo se riusciranno comunque a rimediare all'ultima giornata. Però questa è la situazione per quanto riguarda le squadre italiane. Era solo per fare un riepilogo per chi non capisce tanto e per chi mi stava chiedendo queste cose. Bon, detto questo, ragazzi, io vi auguro buona giornata a tutti, sempre fino alla fine Forza Juventus. Adesso pensiamo a noi perché l'importante è quello. A Firenze contro la Fiorentina, appunto.